Via. Finalmente, dopo aver letto per tutto l'anno, a volte libri appassionanti, a volte libri noiosi, siamo arrivati a votare il libro più bello. Tra due libri che mi sono piaciuti, ho scelto La strega di Blackberry Bottom. È una storia molto appassionante. Mi è piaciuto perché parla di una storia che una famiglia è andata a vivere vicino a una signora che tutti Considera. la consideravano una strega. Invece hanno scoperto che è una signora gentile e affettuosa e li sono diventati amici e l'hanno aiutata a riprendere il controllo della sua vita. A me è piaciuto di più il libro che si intitola Il richiamo della foresta, perché parla di un lupo, Buck, che va con una slitta nei boschi fino a trovare un padrone che cerca l'oro. Però appena trovato l'oro, un indiano lo colpisce con una freccia. Quindi Buck è costretto a ritornare nella foresta. Mi è piaciuto di più il Mondiale delle Cipolline perché parla del Mondiale di calcio dell'Italia. Si affrontano alcune nazionali all'interno di un campeggio di Milano e si scontrano due migliori amici, Joao e Tommy, che si ritroveranno faccia a faccia nella partita Italia-Brasile. Finisce che l'Italia vince il Mondiale. A me è piaciuto il libro di Uri e Sally, due ragazzi di due religioni diverse, uno arabico e uno israeliano. E nonostante essere di due religioni diverse, hanno uno stretto legame e vivono un'avventura bellissima. Però Uri pensa che la madre è in pensiero e che abbia perso un figlio, allora torna a Israele. Il libro che ci è piaciuto di più è stato quello del mistero della mummia scomparsa. Parla di tre bambini che vanno in gita a un museo, ma si accorgono che la mummia è stata rubata. La ritroveranno nel bagno di un bar, ma capiranno che non è lì il vero colpevole. Infatti lo trovano in un ristorante di patatine e arrivano giusto in tempo perché i ladri stavano preparando una fuga all'estero. Il libro che mi è piaciuto di più è La strega di Blackberry Bottom. Parla di una signora anziana che è ridotta a vivere nella sporcizia e l'arrivo di una famiglia con dei bambini la riporta alla normalità. A me è piaciuto un libro di nome Gol e il suo titolo è Bentornato, mister, che parla di una squadra chiamata Cipolline, che cercano di convincere il mister di tornare squadra per vincere il campionato mondiale. A me è piaciuto di più il libro Scuola di Scienza, perché si parla di esperimenti, dove c'è una scienziata di nome Brita che ci dice come si possono fare gli esperimenti. E io ho provato a farli alcuni a casa. Mi è piaciuto di più il grande ritorno nel regno della fantasia, che parla di avventure. Geronimo Stilton supera tutte le difficoltà come al solito. Mi è piaciuta Le sette streghe perché nel regno di Tormentonia, la nascita della piccola principessa, porta divertimento e incantesimi bellissimi. Castel del Piano, 15 maggio 2014, ora 14:30. Oggi a Tele Santucci presenteremo le classi quarte, che in questo anno scolastico hanno votato il libro più bello della biblioteca. La parola a Naomi. Durante questo anno scolastico, noi alunni delle classi quarte siamo andati a scegliere i libri in biblioteca tre volte, nel mese di ottobre,
nel mese di dicembre e nel mese di marzo. Quelli che ci sono piaciuti di più sono La strega di Black Belly Bottom, Il mistero della mummia scomparsa, Il richiamo della foresta, Piramidi, Giulia B e la cerimonia per la promozione e Pollyanna. Siamo qui per votare i libri più belli in assoluto. Presenteremo il 30 di maggio alla giuria di premiazione. Pollyanna, metti a Piramidi. Nella classe 4A il libro più votato è stato Pollyanna. Nella classe 4B il libro più votato è stato Il mistero della mummia scomparsa. Il servizio televisivo si conclude qui e Tele Santucci vi invita il 30 maggio alla festa del libro per votare il libro più bello.